Sport e qualità della vita, un centro di alta formazione di area mediterranea che ha lo scopo di promuovere l'attività fisica motoria e la formazione di quadri di eccellenza nell'ambito delle discipline sportive. Un progetto, quello messo in atto dall'amministrazione comunale di Ariano Irpino, guidata dal sindaco Enrico Franza, che punta a produrre un importante indotto locale. Credo che da questo nasca l'opportunità per Ariano Irpino di diventare un po' la capitale di questa idea di vita diversa, di qualità della vita diversa attraverso appunto un welfare del movimento sportivo, del movimento fisico. Chiaramente tutto questo significa avere gente che verrà, gente che rimarrà qui per fare corsi con frequenza e poi motivare ancora di più l'utilizzo di quello che sarà il discorso dell'alta velocità con la nuova stazione che verrà inaugurata il 2023, no? Quindi una prospettiva anche a breve. Certamente questo significherà anche utilizzare in modo più razionale l'arena Mennea piuttosto che il palazzetto, le strutture in cui noi, che sono state già visitate e certificate, in cui noi pensiamo di dover istituire uffici, aule per l'insegnamento o anche addirittura per creare le basi culturali di questa attività, quindi con biblioteche, centri di ricerca, museali e quant'altro.